Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Si dice a Palazzo Chigi che bisogna trovare i soldi, che sia in Europa, nel MES, nel PES, nel TRES, bisogna trovare i soldi perché c'è il rischio a luglio di non pagare le pensioni. Questo lo scrivono pochi giornali, ma da Palazzo Chigi arriva questa indiscrezione. Intanto il governo cerca soldi e vuole tagliare quota 100. Vi ricordate quota 100, cavallo di battaglia di Matteo Salvini, che è stato poi introdotto dal governo Conte 1 e mantenuto da Conte perché pilastro italiano, l'aveva definito un pilastro delle riforme economiche e sociali italiane. Quindi anche se era stato fatto dal tanto odiato Matteo Salvini da parte di Giuseppe Conte, lo aveva tenuto. Aveva dovuto pure tenere il reddito di cittadinanza. Attenzione, il reddito di cittadinanza sono 7 miliardi all'anno. Questo andrebbe cancellato all'istante, immediatamente. Ma questo che cosa comporterebbe? Attenzione, attenzione, cosa comporterebbe? La caduta del governo. Perché figuratevi se il Movimento 5 Stelle credo che possa accettare tutto. No, toglietemi tutto, ma non il mio... Posso accettare tutto, ma il famoso reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia di Luigi Di Maio, fallimentare perché è diventato puro e semplice assistenzialismo, la sua cancellazione provocherebbe la fine del governo. Ma questo, il reddito di cittadinanza dovrebbe essere cancellato prima di quota 100. Bisognerebbe magari cancellarli tutti e due. Se bisogna trovare i soldi, bisognerebbe cancellarli. E quindi c'è un Consiglio dei Ministri che deve dare l'ok sullo scostamento di bilancio da 50 miliardi, poi il Consiglio dei Ministri è avvenuto, lo ha dato, però il nodo rimane appunto il trovare i soldi che non ci sono, l'Italia non può stampare moneta, non ha soldi di suo, l'unica cosa è chiedere dei prestiti. Quindi attenzione, l'euro ci ha incatenato, perché senza l'euro l'Italia... Non sarebbe mai fallita, perché tu prendi e stampi moneta, stampi, l'inflazione stampa. In questo momento lo Stato che non può stampare moneta è l'unica cosa che può fare, è fare una moneta parallela come hanno tante regioni, ma una moneta parallela come la prenderanno quei simpaticoni in Europa? La prenderanno male sicuramente, quindi... non ci sono tante soluzioni, quindi questi 50 miliardi che dovrebbero servire per il decreto di aprile, che Conte ha aspettato fino al 23 perché voleva sapere se arrivavano dei soldi a fondo perduto dall'Europa, cioè dei soldi gratis, sembrerebbe che arrivi qualcosa, ma si parla di briciole, giusto per farti mangiare qualcosina, ma sono briciole, tutto il resto non è noia, ma tutto il resto sono soldi in prestito. Quindi Conte, che ha aspettato perché i soldi non ci sono, il decreto di aprile è un decreto senza soldi. I soldi del decreto di marzo sono stati presi da altre cose. Presi da altre cose, ma poi bisognerà rimetterli in quelle altre cose. Mentre con il decreto di aprile non c'è più niente da prendere da nessuna parte. Niente. Quindi bisogna fare urgentemente dei debiti. Debiti. Gualtieri trionfalmente a marzo, i soldi ci sono, non vi preoccupate, ci sono, li ha presi da qualche parte e poi bisogna coprire il buco. Ad aprile non ho sentito Gualtieri dire i soldi ci sono, forse dirà i soldi non ci sono. Sarà in Italia una decrescita infelice senza precedenti, forse si è avverato il sogno di Beppe Grillo dei 5 Stelle. Parlavano di decrescita felice, ma la decrescita non può mai essere felice, è una decrescita tragica, ecco. Però magari loro, Beppe Grillo, milionario, decrescita o non decrescita, lui i soldi ce li ha, non credo di sbagliarmi. Quindi questa decrescita forse non fa gioire neanche lui, meno 8% nelle previsioni più ottimistiche dell'abbassamento del PIL, che si trasformerebbe in un più 5 nel 2021. Voi sapete che le previsioni sono sempre troppo ottimistiche.
Forse quel meno 8% sarà un meno 12, 13. E forse quel più 5% sarà un più 0,5. Forse sarà difficile rialzarsi da questa situazione, ma quel più 0,5, più 1, più 2, più 3 è un rimbalzo fisiologico. Arrivi sul fondo e poi rimbalzi un po', come nella borsa. Dopo i grandi crolli, il giorno dopo c'è un più 3. Fai meno 10, più 3. Ma quel più 3 non è un grande successo, è un piccolo rimbalzo fisiologico. Quindi, inevitabili poi i riflessi sui conti pubblici. Immaginate, con un PIL con meno 12, 13, e un rapporto tra il debito e il PIL tra il 155 e il 160%, sempre nelle migliori previsioni possibili. Immaginatevi nelle peggiori previsioni. Quindi c'è il quadro tendenziale, ipotesi statistiche, però ci vuole anche un quadro programmatico. Bisogna programmare, quantificare gli effetti di questo che sta succedendo sui conti pubblici. E lì cosa quantifichi dove i soldi non ci sono? È la legge di bilancio. Vi ricordate che a gennaio c'è un aumento programmato dell'IVA di 25 miliardi? Io vedo una situazione italiana terribile, terribile. Le tasse, come diceva il Fondo Monetario Internazionale, in un paese come l'Italia, come l'Argentina, il Sudafrica, il Cile, altri paesi che hanno un debito come l'Italia, i paesi che hanno un debito come l'Italia non possono più alzare le tasse, sono troppo alte, è impossibile. Ma non possono neanche abbassarle, perché se no non avrebbero le tasse che gli servono per pagare il debito troppo alto. E quindi, quando arrivi a questo livello, che cosa fai? Devi dichiarare fallimento. Fallimento. E attenzione, proprio un mese fa, l'Europa, che spingeva l'Italia a firmare la modifica del MES, diceva all'Italia: ma state tranquilli, il vostro debito è sostenibile. È sostenibile, ma cosa vi preoccupate di modificare il MES? Ma sì, la nuova clausola dice che devi avere il debito al 60% per avere in prestito i soldi. Ma cosa volete che sia? Voi no. Il vostro debito è sostenibile. A distanza di 3 mesi il nostro debito sta diventando insostenibile. Avete capito perché molti economisti, il centrodestra, dicevano no alla modifica del trattato MES? No. Non era una semplice ideologia o presa di posizione ideologica. È realmente un qualcosa, la modifica del MES, che per fortuna fino adesso non si è firmato perché è arrivata questa crisi. Se no il governo attuale l'avrebbe già firmato, comunque avrebbe già provato a firmarlo chiedendo in Parlamento. Quindi per fortuna quello non si è firmato. Però attenzione, anche se l'Italia dovesse chiedere i soldi al MES, non quelli che sta chiedendo e chiederà adesso, quelli senza condizioni per le spese sanitarie, ma se l'Italia dovesse chiedere in prestito questi soldi al MES, gli succederebbe come la Grecia. È un qualcosa di... Molti all'estero vedono nell'Italia, prendono l'esempio dell'Italia come la decadenza dell'Occidente. È triste dire che la nostra bella Italia, l'Italia degli anni Ottanta, degli yuppie, la Milano da bere, diventare la fotografia o il tema di studio per far vedere come decade l'Occidente, la caduta dei paesi industrializzati. È tristissimo vedere la nostra Italia ridotta in questo modo, ma è stata ridotta così da chi? Dai politici degli ultimi 40 anni, 40, da Craxi in poi. Debiti, 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 debiti. Il paese cresceva con Craxi, cresceva, poi non è cresciuto più, i debiti sono continuati ad aumentare e nessuno ha avuto la capacità di fare diminuire i debiti del paese. Nessuno. L'economia non è andata come doveva andare.
E adesso siamo in un bel guaio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.